parlato nei giorni scorsi anche di una Prustelli in stato d'assedio con cavalli di Frisia, proprio per evitare che anche lungo le strade, le piazze della capitale belga si venissero a verificare degli scontri. Purtroppo il peggio è capitato proprio all'interno dello stadio Heysel, sia per lo stato di eccitazione etilica, possiamo dire così, dei tifosi inglesi, sia soprattutto per il fatto che questo stadio è troppo piccolo per un avvenimento sportivo così importante. Sono passati 30 anni, 30 lunghi anni, ma è come se fosse accaduto ieri, perché la strage dell'Heysel è ferita, che continua a sanguinare copiosamente, perché quei 39 morti, 32 italiani, 4 belgi, 2 francesi, un irlandese, quei 600 feriti continuano a restare altrettanti atti d'accusa nei confronti di chi nulla fece prima di quella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool a Bruxelles, in uno stadio fatiscente con una sconvolgente assenza di controllo. Tutto questo accadde per la follia criminale degli hooligans che trasformarono in un campo di battaglia quel settore Z occupato dalle famiglie italiane dopo aver scavalcato delle fragili, inutili recinzioni. Tutto questo accadde per colpa dell'UEFA, che nonostante l'opposizione dei club si ostinò a giocare quella finale, quella partita, in uno stadio privo di uscite di sicurezza, di corridoi di soccorso. Tutto questo accadde anche per colpa delle istituzioni locali, della polizia belga, assolutamente incapace di arginare, di frenare quell'ondata di violenza primitiva. Pochi gendarmi, pochi poliziotti, mal equipaggiati, mal posizionati, molti di loro in fuga davanti alla carica degli inglesi ubriachi o addirittura impegnati a manganellare tifosi juventini in cerca di fuga sul campo di gioco. Anni dopo quello stadio, lo stadio della vergogna, venne restaurato, ristrutturato, ribattezzato, adesso ha un altro nome da diversi anni, si chiama Re Baldovino, ma c'è sempre una targa con la data della tragedia e i nomi delle vittime a tenere vivo il ricordo di quel dramma, ma anche a tenere vivo il peso delle responsabilità, e sono tante, tantissime, di chi contribuì attivamente al compimento di quella mostruosità, e per tenere vivo il coraggio dei familiari e dei parenti delle vittime, costretti per tanto tempo a battaglie in tribunale, nelle aule giudiziarie, per ottenere rispetto e giustizia per i propri caduti, insomma, tra l'altro tra depistaggi, vigliaccherie, meschinerie e tentativi di insabbiamento dei tanti che avevano commesso troppe negligenze. Tutto il resto nel racconto, nella cronaca di quella giornata viene dopo, molto dopo, a cominciare dal successo della Juve con il rigore di Platini, poi il giro d'onore, la coppa sollevata, tutte quelle grottesche esultanze a margine di quella recita sinistra. Quella partita si giocò, si disse, si è continuato a ripetere sino ai giorni nostri, per la pressione dell'UEFA, per evitare ulteriori incidenti, per evitare la definitiva apocalisse. Sono passati 30 anni, ma ripeto, come se fosse accaduto ieri, perché quella tragedia, assieme a quella successiva di Sheffield, altri 96 tifosi morti schiacciati, ha insegnato tanto, tantissimo agli inglesi, quindi rifondazione degli stadi, guerra totale, sistematica agli hooligans, certezza delle pene, ha insegnato un po' meno, sapete, al calcio italiano, nonostante tutto quel sangue assurdamente versato, ma proprio per questo, per evitare che l'Heysel possa diventare un concetto astratto, non possiamo mettere una pietra sopra questo drammatico ricordo. Lo dobbiamo a chi è sopravvissuto, lo dobbiamo a chi non c'è più, uomini, donne, bambini. Pensate che nella tragedia dell'Heysel ha perso la vita un bambino di 11 anni, il piccolo Andrea, col padre Giovanni. Tutti inghiottiti, spariti, nell'abisso di una notte sbagliata, sbagliatissima, una notte nella quale il calcio, inteso come gioco, come passione,
perse definitivamente la sua innocenza. Buonasera, Fausto Orsi, uno degli scampati alla strage dell'Aizel, naturalmente tutta la nostra profonda gratitudine per aver accettato il nostro invito. E la storia di Fausto si intreccia con quella del padre Santino, anche lui scampato miracolosamente a quell'inferno, e tra poco ne parleremo. Però Fausto, c'è una foto di Guerin Sportivo dell'epoca, e naturalmente ringraziamo il direttore Matteo Marani per avercela concessa, che è diventata, la vedi qua nello schermo tra poco, che è diventata il simbolo della tragedia, e che tra l'altro con un titolo estremamente significativo, e cioè Olocausto, e che ritrae proprio voi due in quel momento drammatico sul campo insanguinato, e si vede tuo padre con la testa appoggiata sulle tue gambe. È un'espressione, la tua espressione, che va interpretata anche a distanza di 30 anni, era di sollievo, di disperazione, di terrore. Che cosa stava accadendo? Tu riesci a distanza di tanto tempo a raccontarci che cosa stava accadendo in quei minuti dentro e attorno a te? Beh, insomma, diciamo, ti chiedo che... troppo. Sì, tutti in una volta. Dai, proviamoci. Sì. Tutti in una volta, sì. Comunque in quel momento aver trovato mio padre era stata perché io, diciamo, mi sono arrampicato sulle persone per salvarmi, lui era caduto. E poi... Tuo padre stava per essere travolto dalla montagna di persone che scappavano. No, mio padre è stato travolto perché si è trovato di fronte a quelle transenne che abbiamo visto anche prima delle tribune, è stato spinto contro queste transenne, poi con la spinta delle persone si è rotta una di queste transenne e lui è caduto. Cadendo, tutte le altre persone dietro gli hanno schiacciato, è rimasto bloccato sotto. Io mi sarò arrampicato anch'io su persone per salvarmi. Poi, diciamo, appena fermato, mi sono ricordato più o meno dove era caduto lui. E quindi, in quella, più o meno in quella posizione, l'ho conosciuto da una gamba, perché aveva dei jeans strani, e era sotto delle persone. Ho spostato delle persone finché l'ho trovato che non respirava più. E era viola, era violaceo. Mi sono sentito di aprirgli la bocca e di soffiargli in bocca come si vedeva al cinema, che non avevo mai fatto in vita mia. Ha cominciato a tossire, quindi c'è stato un po' di sollievo in quel momento, anche se era anche un po' indescrivibile spiegare quello che provavo in quel momento lì. Certo. Il racconto della Isele, ce lo sta spiegando molto bene Fausto, è complesso e doloroso. Adesso noi proviamo nuovamente ad affrontarlo in compagnia di Fausto attraverso immagini e testimonianze dell'epoca. Il documento che vedrete adesso poggia sugli estratti di una puntata speciale dello sciagurato Egidio. Lo vediamo insieme. A un certo punto ho creduto di morire. Ero lì, in mezzo alla curva maledetta, mentre gli inglesi fanatici e ubriachi avanzavano roteando cinture piene di borchie di metallo. Nella ressa sono caduto su un mucchio di corpi, altra gente mi si è calcata sopra, quasi non respiravo più. È finita, pensavo. Poi la massa umana ha avuto un sussulto, si è scossa e io ho rivisto uno scampolo di cielo. Ho allungato istintivamente una mano e qualcuno, non so chi, l'ha afferrata e mi ha tirato fuori. Sono tornato a casa pesto, senza una scarpa, ma se Dio vuole salvo. Lì, nel settore Z,
Non c'erano ultras juventini. Eravamo tutti tifosi tranquilli. Alcuni li avevo incontrati anche 2 anni fa ad Atene, nella finale con l'Amburgo. A un tratto abbiamo visto 3 ragazzi in maglia rossa scavalcare la rete e venire di corsa verso di noi. Hanno afferrato gli striscioni bianconeri, li hanno strappati e calpestati. Nessuno ha risposto alla provocazione. Non so, io non sono certo un violento, ma ho avuto l'impressione che proprio questo atteggiamento remissivo abbia scatenato gli altri. In 100, 200, hanno spaccato la rete, invadendo il settore nostro. La gente intorno a me ha avuto paura, non volevamo affrontarli, noi ragionavamo, loro no. Ci siamo addossati al muro nel tentativo di scappare, di trovare una via per andarcene. In quel momento è scoppiata la tragedia. Il muro è crollato e abbiamo fatto il monte. Mentre venivo travolto ho visto un ragazzino vicino a me, gridava aiuto, un signore già coperto di sangue, cercava di aiutarlo. Poi non li ho più visti e non ho avuto il coraggio di andare a sollevare i lenzuoli che coprivano i cadaveri dall'altra parte delle tribune. Zoppicavo e cercavo la scarpa perduta nella mischia. Sono andato a prendere il pullman e l'aereo camminando con un calzino. A Ostenda, all'aeroporto, un infermiere mi ha fasciato con della garza. Il servizio d'ordine era ridicolo. Appena 20 poliziotti, nemmeno fossimo a una partita della rondinella. C'erano anche i cani, forse sarebbe bastato lanciarli contro gli inglesi quando tentavano di saltare la rete, invece li hanno tenuti al guinzaglio. Incredibile. E lo stadio? Troppo piccolo e non attrezzato per una finale di Coppa dei Campioni. I gradoni si sbriciolavano a toccarli, gli inglesi si sono muniti di sassi rompendo proprio quelli. Siamo stati in parecchi a salire in pullman. Qualcuno ha acceso il televisorino di bordo. Non mi sono piaciute, questo voglio dirlo chiaramente, le scene di entusiasmo dei giocatori. Condanno anche i carosalli di Torino, quelli gridavano e sventolavano le bandiere perché non avevano visto la morte in faccia. Sia Neil sia Scirea hanno sottolineato che la partita si farà esclusivamente per consentire lo sgombero dello stadio. On savait qu'il y avait des prétendances à mort au moment-là et ça faisait beaucoup, oui. Mais... Vous avez pu vous concentrer sur ce match? Non, au début, on ne s'est même pas échauffé, on est rentré sur le terrain parce qu'il voulait à tout prix qu'on joue tout de suite, donc on est rentré, on a joué tout de suite. Et après, on est rentré complètement dans le jeu, mais à la mi-temps, avant le match, quand on est rentré sur le terrain, on avait l'impression que c'était la guerre. Et là, j'ai pris un sacré coup de vieux parce que quand on voyait les supporters d'un côté et les autres de l'autre qui s'insultaient ou qui étaient tristes ou qui pleuraient, que les Anglais rentraient d'un côté et nous rentraient de l'autre, moi, je crois que le football a complètement disparu de ma tête hier soir. On l'a fait pour eux, on était super contents pour eux. Même malgré qu'ils se soient passés ça, on jouait déjà pour eux. Je crois que les Italiens se sont comportés vraiment très bien hier soir. Et heureusement que ça s'est passé comme ça. Les Italiens, vraiment, hier soir, ils m'ont vraiment impressionné, ils m'ont bouleversé aussi. A distanza di tanti anni, Otello, che sentimento sopravvive dentro di lei? C'è ancora una rabbia violenta, prepotente per quella mostruosità figlia dell'incuria, della criminalità, del lassismo, di tutte queste cose messe insieme? Oppure prevale in qualche modo, insomma, la consapevolezza di aver fatto umanamente tutto quello che era possibile per proteggere, per accarezzare la memoria di suo figlio e delle vittime? Io ho fatto tutto il possibile per arrivare a questo. E continua a fare il possibile. Lei ha detto, sin quando vivrò cercherò di accendere sempre la luce su questa tragedia. Perché perdere un figlio non è un discorso da niente. Per cui per me era la vita e parlando di lui sicuramente questa vita continua. È tutto qui il discorso. Sì. Quello che è successo è successo e quello che ho fatto con tutto il cuore per la memoria del mio figliolo. E per quelli che sono rimasti. E ora sono soddisfatto di aver fatto tutte queste cose. E sono soddisfatto ancora per quello che ha potuto
scrivere Francesco. Io gli ho dato, è vero, il materiale per poterci lavorare. Io l'ho vissuta in pieno, 6 anni e mezzo di processo non è uno scherzo. Però insomma, un risultato concreto l'ha ottenuto ed è stato il premio di questi sforzi. Io non dormivo, adesso credo di aver fatto qualcosa per il mio figlio e riesco ancora a dormire. Francesco Caremani doveva essere in quel settore Z, proprio insieme agli Laurentini, visto che è amico di famiglia. Caremani, di cui apprezziamo insomma, la sensibilità giornalistica anche in altre pubblicazioni, non soltanto su questa, sulle Zelle. Roberto Beccantini ha scritto la prefazione, tra l'altro molto bella, molto sentita, sincera, di questo libro. Lui dice: è un libro scomodo, un libro di parte, però dalla parte giusta. Mi domandavo se ha centrato alcune delle sue finalità, cioè capire la dinamica dei fatti, cioè qual è stata la negligenza più scandalosa in questa vicenda? Se lo stato inadeguato, l'insufficienza dei soccorsi, l'insufficienza delle forze dell'ordine. C'erano appena 50 gendarmi là dentro, se non ricordo male. Meno. In ordine, lo stadio inadeguato, in pratica la mancanza dei poliziotti, la loro disorganizzazione, addirittura è venuto a fare il processo che mancavano le pile delle radioline per comunicare, che il maggior numero di poliziotti nel momento dell'aggressione degli hooligans era fuori a inseguire due ladri che avevano derubato un chiosco di salsicce e dentro ne erano rimasti solo 5 o 6 che ovviamente non hanno potuto reggere l'impatto in pratica dei tifosi inglesi stupiditi dall'alcol che aggredivano e che volevano uccidere, con la volontà di uccidere, hanno aggredito le famiglie di tifosi italiani. Non ultimo la mancanza di soccorsi, viene fuori questo aspetto drammatico e veramente spiazzante. Qualcuno ha detto se c'erano in pratica le bombe d'ossigeno, se c'era un maggior numero di rianimatori, potevamo salvare qualche vita in più. Quindi tutto questo, in ordine, rappresenta le gravi responsabilità naturalmente che stanno a capo di questa tragedia. Io devo dire che a me personalmente, al di là di tutto il dolore che ho visto intorno a me, mi è dispiaciuto anche dal punto di vista egoistico, perché io per anni sognavo di vincere Champions League, di Coppa dei Campioni, che è chiamata all'epoca. Abbiamo già perso contro Amburgo ad Atene, dopo 2 anni si è ripresentata possibilità di rivincerla. Abbiamo già sconfitto 6 mesi prima Liverpool a Torino in Supercoppa 2-0, dove io ho segnato 2 gol. Ero convinto al 100% quasi che noi siamo la squadra più forte e che possiamo una partita normale batterli in maniera netta, in maniera secca. Con tutto quello che è accaduto non si trattava più di una partita di calcio, e quello era dispiacere, perché tutto sommato non puoi neanche andare in giro a vantarsi di aver vinto una Coppa dei Campioni, perché sì, sul campo c'è 1-0, finta là, arrivederci, io non ho preso neanche prima partita per questa gara, però non è che noi volevamo giocare, noi non eravamo assolutamente d'accordo che la partita non deve essere giocata, anche perché diciamo, se la giochiamo fra 14 giorni, se la giochiamo fra un mese, sicuramente in un altro clima la partita prende una dimensione ben diversa. Ci hanno quasi costretto, tanto è vero che se uno si ricorda, Liverpool e arbitri erano già in campo e aspettavano noi, aspettativa durava più di un minuto quasi, perché c'è chi piangeva, chi non voleva andare, chi si rifiutava di giocare, chi c'era familiari là mezzo in curva, è una situazione abbastanza complessa, però d'altra parte siamo anche uomini che devono prendere decisioni, una volta decisi di andare a giocare e scendere in campo, partita volevamo vincere, una cosa assolutamente, un saluto normale. Le tragedie ci fanno pensare, ci fanno in caso soffermarci su quello che è accaduto per un giorno, 2 giorni, 1 settimana, poi ritorniamo come prima. Per essere più coinvolti, la tragedia ti può cambiare, però se tocca qualcosa di tuo, qualcosa che ti è molto vicino, allora là cominci a pensare in maniera diversa. Io giuro su quello che ho di più caro al mondo, suo figlio, la famiglia, i genitori che sono entrato e siamo entrati tutti in campo veramente intristiti e amareggiati, con uno stato d'animo incredibile. Avete pensato che, di non giocarla, cioè, Paolo? Sì, noi avevamo pensato soprattutto fino a pochi minuti prima che ci ordinassero in pratica di giocare la partita, eravamo convintissimi al 100% di non giocare, e anche proprio perché eravamo nelle condizioni di non giocare.
Diciamo che c'era una grande confusione. Io di quello che ricordo con esattezza è che c'era un via vai dallo spogliatoio incredibile, un via vai non solo di persone ma anche di notizie. In particolar modo ricordo il povero dottor Laneve, che purtroppo è mancato anche lui, che era il medico della Juventus, Morini, che era, cioè, prendevano notizie fuori, rientravano, qualcuno diceva che c'era un morto, altri 7, altri 11, insomma era, siamo entrati con un grande stato confusionale. Noi siamo stati, come dire, i primattori di una partita, parlando da un punto di vista calcistico, che sono entrati in campo, che sono stati costretti in qualche maniera, lo ripeto anche oggi a distanza di anni, costretti ad entrare in campo. Perdoni, per costruire ancora meglio gli avvenimenti, hai sentito Platini in apertura che ha detto: io sapevo che c'era una tragedia in divenire, sapevo quanti erano i morti. Altri hanno detto che erano all'oscuro. Insomma, la verità qual è? Si no. Sapeva oppure no? Io sinceramente che ci fossero 39 morti l'ho saputo dopo. Cioè, con tutta proprio non... Durante il giro d'onore, cioè, oppure no, proprio... neppure dopo, quando siamo rientrati negli spogliatori, per quello che mi riguarda. Se poi Platini era, come dire, informato prima degli altri, non lo so. Cioè, forse lui già, sì, allora sapeva sempre qualcosa in più degli, no, altri. No, che ci fossero dei morti sicuramente sì, lo si sapeva. Però, ripeto, non si sapeva, indipendentemente dal fatto del numero, che poi è stato un numero straordinariamente alto, ma anche se ci fosse stato un solo morto sarebbe stato, certamente, comunque uguale. Cioè, un morto conta nella stessa misura, certo, di 39, certo. No, livello di tragedia, ma insomma. Senti, cosa ricordi della parte agonistica? No. C'è qualche dettaglio in particolare, oppure l'attenzione era concentrata sugli spalti? Ti ricordi quel rigore su Boni? No, io se c'è una cosa che ho ancora negli occhi sono un po' le facce degli inglesi, cioè degli inglesi in campo, del Liverpool, dei ragazzi del Liverpool. Io durante la partita ho colto in loro il fatto che forse sapessero più di noi. Questa è una sensazione che ho avuto durante la gara. Cioè, delle espressioni contrite. In campo, dal modo con cui hanno affrontato la partita in cui giocavano, l'impressione è che loro... Espressioni quasi colpevoli, vuol dire. Sì, espressione quasi colpevole, sì. Senti, a distanza di tanti anni è facile e sbagliato pontificare, lanciare anatemi, eccetera, eccetera. Però anche adesso, stiamo rivedendo quelle immagini, è impossibile non avere un brivido di raccapriccio quando si vedono quelle immagini di esultanza. Io credo che non siano giustificabili neanche da questioni di ordine pubblico che ogni volta vengono tirate fuori. Ecco, anche tu quando le rivedi... Le immagini dell'esultanza della fine, sì, su questo non le c'è... Le trovi dubbio. Stridenti, le trovi... Su questo non c'è alcun dubbio. Io continuo a ripetere per il fatto... Cioè, la vediamo da un punto di vista razionale. Mi dico, giocare non si doveva giocare. Cioè, se uno fa un ragionamento di logica normale, di sensibilità, di cuore... Uno dice no, non doveva essere giocata quella partita. Visto e considerato quello che si è stato detto anche prima da loro, cioè dall'insicurezza dello stadio, forse chi l'ha vissuta e l'ha vissuta in quei momenti si rendeva conto che forse la tragedia poteva essere ancora più grande, perché veramente c'erano 15 poliziotti in uno stadio, in una finale di Champions League, c'erano, io mi ricordo che i tifosi della Juventus a un certo punto volevano andare dall'altra parte, attaccare, non so, cose del genere, cioè... Certo. Ecco, vista sotto questo aspetto, giustifico il fatto che abbiamo giocato la partita, che ci hanno fatto andare in campo. Sotto l'altro aspetto morale, certo, di etica, di cosa, dico no, certo, assolutamente. Senti, Otello, cosa si sente di dire a Paolo Rossi a distanza di tanti anni? Lei è sempre stato molto chiaro, molto duro, molto fermo, ha detto quella coppa andava restituita, io mi sento male ogni volta che rivedo quelle immagini di esultanza. No, cosa si sente di dire a Rossi? Io devo dire questo, io ho seguito il processo... E da quello che è uscito fuori lì nell'aula ho capito che forse la partita è stata fatta giocare giusto per non creare ancora più danno. E io l'ho presa bene questa cosa qua, perché effettivamente se non si fosse giocato ci sarebbero stati scontri sicuri fuori dello stadio, quindi la tragedia sarebbe stata ancora più maggiore di quella che è stata. Lì per lì, io ero lì col mio figliolo in braccio, quando ho sentito le prime grida, che ho capito che giocava alla partita, mi è preso male, perché dico, ma che sono tutti impazziti qua? Che poi sapevano, perché uno dei miei nipoti è salito nella tribuna e a Pizzoli gliele ha dette queste cose, insomma lì, mica lui, insomma l'ha dette lì dove c'era lo speaker, quindi le sapevano queste cose. Poi invece quando si è discusso al processo queste cose mi sono un po' ricreduto,
giusto per quei motivi che dicevo prima. Certo. Quella dell'Isel è una serata che ha lasciato una profondissima traccia nella mia coscienza di uomo, prima ancora che nei miei ricordi di telecronista. Anche perché è inaccettabile da qualsiasi punto di vista, no? Che un episodio di carattere sportivo, che sottintende una natura di carattere ludico-giocosa, poi abbia delle conseguenze così profondamente tragiche. Purtroppo il peggio è capitato proprio all'interno dello stadio Eisel. Io ricordo la terribile difficoltà di dover comunicare delle notizie che erano profondamente drammatiche, ma di doverle al tempo stesso centellinare, dare quasi un po' alla volta, sia perché non c'era la consapevolezza certa di quello che era successo, del numero dei morti e via dicendo, sia perché a casa c'era tanta gente, no? Che aveva dei parenti, degli amici, dei figli, dei familiari alle Iselle, e quindi tu sai che le tue parole possono seminare inevitabilmente anche il panico. Io, come tutti, rimasi molto perplesso quando seppi che la partita, nonostante quello che era successo, si sarebbe disputata ugualmente. Consentitemi di non definirla finale di Coppa Campioni, è una semplice partita che viene giocata per motivi di ordine pubblico. Sì, sì, sono stato mandato qua comunque per fare un servizio e la partita si gioca, ma io farò un commento il più asettico e impersonale possibile, soltanto proprio per seguire lo svolgimento del gioco, ma senza quel condimento di passione che pure in occasione di un evento sportivo chi lo racconta deve mettere. La Juventus vince la Coppa dei Campioni, battendo per 1-0 il Liverpool, e consentite che l'uomo sportivo, lo sportivo, esulti per questo successo della Juventus, che è successo del calcio italiano. Nel momento in cui racconti un evento nel quale vedi che anche i giocatori della squadra vincente, che pure avevano la consapevolezza, no, di aver disputato una partita che non doveva essere giocata, hanno questo momento di così piccola soddisfazione per aver vinto la partita, finisci per essere catturato anche tu, però è chiaro che anche lì sarebbe stato meglio, e da parte dei giocatori e da parte del cronista, tenere il tono basso fino all'ultimo, però in qualche maniera c'è questo coinvolgimento. Dentro di me, anche se tento invano di cancellare quella serata, è proprio l'impatto anche emotivo sulla coscienza di uomo, ripeto, più forte e più incancellabile. Il mio furente articolo dell'Indomani aveva questo titolo: Juve, nascondi quella coppa. C'era il senso morale di quella vicenda. Bisognava seppellire non solo la coppa, ma anche il pallone dinanzi a quella tragedia. Ma apriti cielo, mi telefonò Gian Piero Boniperti, il più juventino degli juventini, un'icona vivente. La sua fu la telefonata di uno juventino fanatico. Cosa vuol dire Juve nascondi quella coppa? Noi non dobbiamo nascondere un bel nulla. Siamo diventati poi molto amici, perché Cannavò è una persona... Però fu difficile ricomporre quella frattura, perché lei era molto arrabbiato. Moltissimo, anche il sangue era nostro in quell'epoca. E lui è un uomo, cioè, come dire, è un comeinista della juventinità. Lui, io gli ho detto più volte, tu sogneresti un campionato in cui ci sia solo la Juve, così vince e ti togli il pensiero. Cioè, lui è un uomo di intelligenza, di grande personalità, di grande carisma, ha molte qualità, ma dinanzi ai colori bianconeri lui ha una sorta di esclusività di sentimenti e di ragionamenti. If you love me, I got to know for sure. Mentre si svolgeva questa tragedia, quel cancello che franava piano piano con delle persone che erano schiacciate sotto, poliziotti belgi che camminavano nello stadio come se si stessero godendo una serata di luna. Insomma, voglio dire, c'è stata un'impreparazione veramente allucinante. Lei vide i morti, vide anche quei due cagliaritani, Casula padre e figlio, schiacciati. Avevano tutti, sono andato a vederli in ospedale.
erano tutti in un locale, 39 morti, con la bandiera della Juventus intorno al collo, e c'era padre e figlio lì. Ma è vero che i calciatori non sapevano nulla di quella nulla. Tragedia? Nulla, ha fatto entrare nessuno. Infatti Platini, quando è uscito, lui è andato per far vedere, poi gliel'abbiamo tirato dentro. Perché quell'esultanza di Platini dopo il rigore fu stridente. No, perché non sapeva, scusi, bisogna perdonare certe cose, quando uno non le sa. Alla fine della partita bisognava saper tutto, e se non l'hanno saputo è un crimine anche quello. Il tentativo del giro del campo con la coppa in su è veramente un'immagine da cancellare, ancora più quello della discesa dell'aereo all'indomani con la coppa. Quello è veramente, secondo me, un'immagine che mi ripugna ancora a distanza di 19 anni. Io ricordo quella notte dell'Eisel, dal punto di vista della mia carriera professionale, il peggiore giorno della mia vita. Debordano ancora e vanno. Beh, coraggiosamente Caprini e Tardelli sì. Veramente con molto coraggio sono andati presso i tifosi. Vedo Caprini, mi pare di aver anche visto anche... Devo dire che la visione di questo documento, che insomma l'avete visto, è un tale concentrato di emozioni, di dolore, di dichiarazioni sofferte, colpisce al cuore, lascia destabilizzati e straniti, anche se sono passati tanti anni. Succede a noi, figuriamoci a te, Fausto Orsi, lo ricordano, degli scampati a quel massacro, salvò la vita al padre Santino, e tra poco andremo un attimo su tuo padre, cercherò magari anche di farti sorridere e alleggerire un po' la tensione, insomma, perché la leggo nei tuoi occhi. Hai visto questi contributi, qual è l'elemento, l'aspetto, l'immagine, la dichiarazione che ti ha colpito di più? Quello che mi ha colpito di più è che mi sentivo ancora di essere là. Cioè, ho sentito delle emozioni che purtroppo ho sentito anche allora. E più, premetto che l'ho visti pochissimi questi filmati, non ho mai avuto il coraggio proprio di vederli. Però capisco che ci voleva poco per salvare più persone, era quello secondo me di riuscirle a farle andare dentro il campo, cioè di aprire delle aperture, se ci fosse stato uno sfogo verso il campo, secondo me non sarebbe crollato il muro, che ho saputo dopo, e la gente, secondo me, non sarebbe rimasta schiacciata così. Senti Fausto, in quel documento abbiamo visto Otello Lorentini, che nel frattempo ci ha lasciato, e quindi mandiamo un abbraccio naturalmente alla famiglia, e alla famiglia naturalmente di tutte le vittime di quella strage, l'atto di eroismo del figlio Roberto, che tentò di salvare il piccolo Andrea praticandogli sul campo la respirazione e bocca a bocca, ma insomma a scavare insomma, nelle dinamiche delle storie personali c'è da restare veramente senza fiato. In avvio di questa puntata abbiamo accennato al fatto che tu salvasti tuo padre Santino, che poi entrò in coma farmacologico un mesetto all'ospedale San Luc di Bruxelles. Che cosa accadde al risveglio? Quando trovò tutta la famiglia attorno, perché insomma arrivò al risveglio. Permetto che fino al giorno dopo non ho potuto avvisare i miei familiari perché non si poteva telefonare. E appena ho potuto, mia moglie e mia mamma sono arrivati per vedere che condizione era mio padre. Diciamo, io ho dei bei ricordi per un semplice motivo, perché lui è stato in coma 4-5 giorni. E in rianimazione gli continuavo a parlare, e diciamo dopo questi 4-5 giorni lui ha cominciato a svegliarsi, o l'hanno svegliato, non lo so. Quindi lui mi rispondeva a gesti, mi stringeva la mano, e quindi dicevo, siccome a lui gli era mancato l'ossigeno al cervello, dicevo non è rimasto offeso nella testa perché mi risponde, non è rimasto paralizzato perché si muove. E man mano che i giorni passavano, per noi è andata bene, insomma, ci sono stati, c'erano sempre delle gioie perché c'erano sempre dei miglioramenti. Io sono rimasto finché lui è stato in rianimazione,
poi me ne sono tornato a casa perché avevo un'attività, una figlia di 4 anni, e è rimasta mia mamma, e poi lo sono andato a riprendere quando è stato di portarlo a casa. L'acquisto del biglietto, abbiamo sentito anche in precedenza, insomma nel contributo, c'era Francesco Caremani che ha scritto le verità delle Iselle, che ci ha spiegato tutte le falle e le negligenze dell'organizzazione, anche la vendita dei biglietti, selvaggia, no? Affidata ad agenzie senza scrupoli, che hanno distribuito questi biglietti senza preoccuparsi, infischiandosene proprio delle mani in cui finivano. Quindi quel settore Z, secondo l'UEFA, secondo il desiderio dell'UEFA, doveva restare un territorio neutro, invece lì finirono le famiglie italiane, invece gli ultra bianconeri nella curva opposta. Il vostro biglietto? Dunque, il nostro biglietto, io premetto che avevamo preso il biglietto un bel po' prima, un mese o due prima, non mi ricordo più, solo che una settimana prima di partire, 10 giorni, erano falsi, erano biglietti falsi. E allora niente, cuore in pace, ma avevamo uno dei nostri amici che poi è venuto con noi, che aveva una conoscenza in un'agenzia viaggi, questa agenzia viaggi qui si è informata e è riuscita ad avere questi biglietti, che mi sembra che costassero pochissimo, 9.000 lire allora, poi pagandoli, non so, 150-200.000 lire. Pazzesco. Sì. Fausto, una volta entrati nel famigerato settore Z, quale fu la percezione? La percezione dello stadio e la percezione di questo omesso controllo? Insomma, hai sentito anche in precedenza vie di sicurezza bloccate da lucchetti di cui nessuno aveva le chiavi, pochi gendarmi con i walkie-talkie scassati. Certo. Quale fu la percezione? Di un pericolo imminente? L'ingresso diciamo di no, perché anche la mattina in centro a Bruxelles ci siamo trovati con i tifosi del Liverpool, ci siamo anche scambiati gagliardetti, cioè non sembrava niente di. Poi appena dentro in quel settore invece questa retina fatiscente che ci divideva dagli ultra del Liverpool ci ha messo un po' di paura. Però chi entrava, noi ma siamo entrati. Una recinzione metallica? Una rete tipo pollaio, una rete secondo me è messa apposta per quel settore che diciamo in precedenza non esisteva neanche, perché era una curva instabile che dava era una curva intera, penso prima, e quel pezzettino è stato messo così proprio per quella partita, senza nessun poliziotto poi che diciamo era lungo questa rete per poter capire. Poi loro hanno sfondato i cancelli e sono entrati anche senza biglietti, erano in un numero, e noi ci siamo sempre, diciamo, siamo andati tutti verso il muro, cioè verso la fine di questa curva, e poi pian piano che entrava la gente invece andava sempre più vicino. E niente, lì la paura c'è stata subito all'inizio, proprio perché eravamo a contatto con loro poi alla fine, e lì erano tutti famiglie con bambini, non c'erano gli ultras della Juventus che erano nell'altra curva di là. Senti, la scintilla che accese questa barbarie, questo impazzimento collettivo, questa ondata di violenza, accade intorno alle 19.20, quindi un'ora circa prima del previsto orario della partita. Ci fu un elemento, un fattore scatenante oppure no? Sì, ci fu all'ingresso dei giocatori, non con la divisa di calcio ma in borghese, per assaggiare il campo. Quando entrano i giocatori è logico che i tifosi juventini fischiavano, e in quel momento lì diciamo abbiamo visto un qualche brutto gesto di qualche calciatore che era proprio verso la nostra curva, perché era la curva poi del Liverpool, no? Quando ci sono stati questi gesti qui io ho cominciato a sentire dei calcinacci, dei sassi che ci tiravano, dei rumori così, e in un attimo c'è stato questo sfondamento qua della rete verso di noi, con bottiglie rotte che ci puntavano, con catene, con queste cose qua, insomma. E lì diciamo chi riusciva a scappare si salvava, chi rimaneva bloccato in quel modo lì era molto difficile. Infatti i feriti sono rimasti tutti lì. Poi ho saputo dopo del muro crollato, di tutte queste cose. Però, diciamo, come ripeto da prima, se ci fosse stato uno sfogo di queste persone nel campo, ci sarebbero salvate molte più persone.
Senti, in precedenza Antonio Laurentini ha spiegato, ha raccontato la sua battaglia per cercare di ottenere giustizia. Lui si è battuto come un leone e alla fine del 91 è arrivata la sentenza, Cassazione contro l'UEFA, obbligata a pagare i risarcimenti, no, ai familiari delle vittime. Poi ci sono state le condanne anche per una dozzina di hooligans, pene tra i 4 e i 5 anni, poi gli inglesi fuori dalle coppe per 5 anni, Liverpool 6. Mi domandavo, tutto questo secondo te è sufficiente? O tu avresti voluto più rigore, più severità, più fermezza, pene più severe? Ma magari se ci fossero state pene più severe, diciamo, certe cose non sarebbero più successe. Ecco, è quello dico. Comunque gli inglesi, diciamo, sono riusciti un po' a fermarli in un certo senso. Cioè, diciamo, non sono più come una volta. Oltretutto, ultimamente, con mio figlio siamo andati a Londra, siamo andati a vedere lo Stamford Bridge, abbiamo visto che anche lì non ci sono più barriere sugli stadi e quindi capisco che le forze dell'ordine riescono a fermare, diciamo, queste cose. Senti, quella partita secondo te si doveva giocare? No. Si è detto, insomma, l'abbiamo sentito anche in precedenza, l'UEFA sostenne che l'eventuale cancellazione avrebbe provocato la rivolta degli altri settori dello stadio, ci voleva del tempo per organizzare in qualche modo i soccorsi. Ma tu che cosa pensi? Sì, io penso che quella sia la verità. Cioè, la partita si doveva giocare per organizzare poi la fine della partita, anche se era una partita falsa. Perché io, a parte che poi ho saputo le cose dopo, il rigore fuori area, queste cose qui. Non è, sì, è una Coppa dei Campioni, che però non è che, anche se sono ancora un super juventino, un super tifoso, non sono andato solo una volta. E quindi se ti chiedo che se quella Coppa andava restituita oppure no, perché anche il tifo bianconero su questo si divide. Sì, poi hai sentito, insomma, la polemica io penso di sì. Io purtroppo penso di sì. Adesso avrò molte persone, molti amici contro, molti tifosi juventini. Però no, dico, questo è un argomento estremamente scottante. Dico, la partita facciamola, facciamo, non so, rifacciamola dopo, e quella magari mettiamoci una coppettina. Non più. Però dicevi prima, campioni. Continua a essere un grandissimo juventino. Sì. Quindi questo, sei tornato negli stadi. Ma hai cominciato a fare trasferte? Premetto che sono solo gli ultimi anni sono andato a vedere ancora la Juventus, ma due volte il trofeo Berlusconi, perché ci vanno tutti i bambini, ci ho portato mio figlio più piccolo. E l'ultima volta, non dico purtroppo, perché sono andato proprio ultimamente allo Juventus Stadium a vedere la partita con la Fiorentina di Coppa Italia, che guarda caso ha perso. Juventus Barcellona andrai a vedere? No, assolutamente no. La vedrai davanti a schermo. Certo. Un'ultima cosa, Fausto. Un'altra Bruxelles non si ripeterà più. Però l'odio, la follia da stadio, lo sai, è difficile da... È complicato da sradicare. E Cesare Prandelli, che in quella finale giocò 6 minuti, ha detto una cosa molto importante. Ha detto: i filmati della Iseli, quelli che abbiamo mandato poco fa e continuiamo a mandare, bisognerebbe farli vedere nelle scuole, a fianco, assieme ai gesti tecnici dei grandi calciatori, proprio per come dire, sollecitare i ragazzi, quelli delle nuove generazioni, a ragionare attorno alle conseguenze della follia da stadio. Mi domandavo se a te è successo, se continua a succedere, in qualche modo, di continuare a raccontare quello che hai vissuto. Io, hai più giovane, ma hai figli, sì, nipoti. Allora, bisogna anche capire che non tutti i ragazzi e non tutte le persone sono uguali. Quindi c'è chi capisce e chi non capisce, perché io sono un dirigente di una squadra dilettantistica e ne vedo di tutti i colori, anche con i bambini, di quello che succede, dei genitori, di quello che dicono dalle tribune, no? Quindi io poi, essendo a contatto con molti ragazzi, ci sono dei ragazzi che puoi fargli vedere 100 volte questi filmati che non capiscono quello che è successo, quando invece ci sono altri invece che potrebbero capirlo. Però e potrebbero insistere, e Fausto, bisogna insistere e bisogna insegnarlo ai propri figli poi alla fine. Non c'è dubbio.
Fausto, grazie. Grazie davvero per aver accettato. Un abbraccio naturalmente a papà Santino, aver accettato di rileggere con noi la tua storia drammatica. Grazie. Il 29 maggio del 2010, 5 anni fa, dunque nel 25esimo anniversario della strage dell'Aizel, Michel Platini, diventato nel frattempo presidente dell'UEFA, Andrea Agnelli, presidente della Juve, hanno rilasciato delle dichiarazioni interessanti a margine della commemorazione ai caduti, delle dichiarazioni che vale la pena riascoltare. Vediamo. Quella lontana primavera dell'85 ero tuttora un calciatore, non ancora trentenne, gioioso e spensierato, come tanti che sono venuti a Bruxelles per amore della bandiera bianconera. Oggi non sono più il calciatore ancora giovane nel 29 maggio nell'85 e oggi sono il presidente dell'UEFA e la mia responsabilità è di assicurare che tragedie come quelle degli Esel non possono mai più, dico mai più, avvenire. Questo mio impegno a favore della sicurezza negli stadi e contro la violenza e sarà sempre, lo dico davanti a voi, la mia più alta priorità. Io avevo 9 anni e quindi, benché già fossi tremendamente appassionato, vivevo l'evento come lo può vivere un bambino di 9 anni, quindi in trepidazione per quello che doveva essere il più prestigioso avvenimento sportivo di quell'anno. La differenza è che noi a casa avevamo il costante contatto con quello che stava accadendo allo stadio e io vedevo negli occhi, nelle espressioni dei miei genitori una preoccupazione che non capivo, perché giustamente a quell'età lì non mi veniva spiegato tutto quello che stava succedendo e quindi vivevo queste sensazioni miste di quella che era l'aspettativa per l'evento invece di quella che in realtà è stata una delle più grandi tragedie del mondo dello sport in generale. Maurizio Venturin, Jean-Michel Vallat, Claudio Zavaroni, per sempre con noi. C'è un altro punto di vista che merita di essere raccolto attorno alla tragedia dell'Aizel ed è il punto di vista di chi in quello stadio entrò per fare il proprio mestiere, quello di cronista dell'inviato, tra l'altro in un periodo nel quale era difficile farlo quel lavoro, visto che non c'erano cellulari, non c'era internet, era difficile afferrare notizie, era difficile verificarle, controllarle. E in quella tribuna stampa dell'Aizel c'erano solo macchine da scrivere, piccole macchine da scrivere e quei telefoni a disco di bachelite nera. Era lì, giovanissimo, il nostro Mario Sconcerti. Naturalmente anche lui credeva di dover commentare, raccontare una partita e si ritrovò invece a descrivere un massacro. Sentiamolo. Il primo ricordo che ho è quello di un silenzio profondo, proprio una specie di vuoto. Perché silenzio? Perché tutto lo stadio improvvisamente smise quel suo parlottio confuso prima, pochi minuti prima della partita, per guardare tutto verso la stessa parte. E lì stava accadendo qualcosa che si capì subito, era estremamente grave. C'era stato uno sfondamento da parte dei tifosi del Liverpool che stava man mano sempre più schiacciando decine e decine di tifosi juventini. La prima impressione è sempre quella di pensare che non è successo niente, che c'è qua una specie di grande scherzo, perché era veramente una cosa da rifiutare. Si vedeva la gente che stava scappando dalle tribune verso lo stadio, gente che rimaneva infilata nelle lance dei cancelli che separavano il campo dalle tribune. Rendersi conto che stava succedendo qualcosa di mortale fu veramente l'impressione che paradossalmente era la vita a entrarti dentro. E vi assicuro che tutti noi, anche giovani cronisti come ero io a quel tempo, eravamo tutti impreparati alla vita, almeno a quel tipo di vita che ci stava arrivando in faccia in quel momento. Ricordo che eravamo inviati di Repubblica, io, Gianni Brera e Fabrizio Bocca. Gianni Brera rimase impietrito dove stava, accusava il colpo e si rifugiava dietro il fatto che lui si occupava di calcio.
Io dovevo organizzare il lavoro e non ce la facevo ad andare a guardare, proprio fisicamente, avevo paura. Mandai Fabrizio Bocca, che era più giovane di me e anche fisicamente più prestante di me, e quando tornò lo vidi verde in faccia, proprio verde in faccia. Mi disse: sono morte una quarantina di persone. È una cosa che non, quando la prendi in diretta non hai la forza per tenerla. Cioè, proprio rimanemmo fermi, rimanemmo in silenzio, ammutoliti dentro tutto questo enorme stadio. Poi telefonammo al giornale e il giornale naturalmente pensava che fossimo noi che stavamo esagerando. Ci diceva: ma la televisione non ha detto niente. Ha detto: guardate che sta accadendo, sta succedendo adesso, lo saprete tra 30 secondi, tra un minuto. Poi ci fu la grande confusione, il tentativo di andarsene, la coscienza che non si poteva tutti insieme abbandonare uno stadio senza creare la stessa confusione, e si vide cominciare questa partita con le urla ancora fuori della gente che veniva portata via dalle ambulanze. Non avemmo mai la coscienza che fosse una partita vera, però dopo lo è diventata. Sì, c'è chi ha acutamente osservato, ed è una riflessione giusta, sacrosanta, che ormai da tempo, da anni, Aizel non è più soltanto il nome di uno stadio, così come Ustica non è più soltanto il nome di un'isola o l'Italicus un treno. Sono nomi che hanno perso da tempo il loro significato, il loro valore originario, sono diventati qualcosa di enormemente di più, sono diventati le sentinelle della nostra memoria, l'argine di una certa propensione all'oblio, soprattutto in questo paese. Ecco, lo ripetiamo ancora una volta, il ricordo dell'Aizel non può essere resettato, ed in molti ci hanno provato per tante ragioni, vigliaccheria, convenienza, in questi ultimi 30 anni. Non si può, sarebbe un crimine efferato contro la civiltà, perché non si può schiaffeggiare la memoria di 39 morti, non si può cancellare il ricordo di quello stadio ridotto a sudario della vergogna. Thank you.